Benvenuti, sono Maurizio Poli, consulente ed educatore finanziario. Un'altra bellissima puntata di Restart rotta la crisi in Plus Italiano, la casa degli imprenditori e delle loro imprese, fatta di una parola sola, ripartenza. E questa sera non sono solo, come al solito, c'è Ilda con me. Buonasera Maurizio, ben ritrovati. Bene Ilda. Terza puntata di Restart. Terza puntata, grande successo la seconda. Grande successo, e anche questa avrà un grande successo altrettanto. Sì, penso proprio di sì. Vuoi presentare tu l'ospite, l'azienda? Allora, premetto che il tema della puntata di oggi è l'agricoltura. L'azienda ospite in studio è un'azienda giovane e dinamica, il cui nome è Agriveri. E che abbiamo come ospite che ci parla? La responsabile digital marketing Maria Grazia Donadoni. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera Maria Grazia, benvenuta. Grazie per avermi accolta. Ma ci mancherebbe, e ci parlerai a fondo di questa, possiamo chiamarla startup? Assolutamente sì. È nascente, è un bambino nascente, appena nato? Assolutamente sì, è un progetto nuovo, un progetto innovativo, un progetto rivoluzionario, quindi startup credo che sia il termine più adeguato. Grazie, grazie. Tu vieni da, mi dicevano? Io vengo da Bergamo. Bergamo? Sì. Bergamo Alta o Bergamo Bassa? Sono in provincia, più verso Lecco. Perché sai, ci stanno guardando su Sky, c'è canale 810, e streaming? Esatto. In streaming dove? www.webtv.eu. Quindi ci possiete vedere dappertutto, non avete scuse, ma Bergamo Alta e studi ancora, mi dicevi. Studio a Bergamo Alta, in Città Alta, in una bellissima struttura. Sono al secondo anno di comunicazione di imprese e digital marketing, quindi il progetto è assolutamente molto attinente a quelli che sono i miei studi. E è nato tutto da qui, quindi. Ecco qua, il progetto lo vediamo qua. Vedete qua? Dal terreno, dalla terra, dalla fatica e dal sudore degli agricoltori, ecco qua le bellissime confezioni, ecco qua i prodotti della terra con il sole e la fatica. Sono qua? Sono qua oggi qui con noi, i protagonisti indiscussi di Agriveri. Eccoli qua, dove abbiamo il vino, il pomodoro, vedo qui la farina, il latte, di tutto di più, bellissime confezioni, bellissime presentazioni, anche perché l'immagine anche dei prodotti deve essere attinente a quello che è lo stile poi ovviamente del progetto e di Agriveri in sé. Agriveri, cosa significa questa parola che è particolare? Mi ha colpito l'assonanza delle parole. Hai detto benissimo. Agriveri viene visto come un termine esplicativo. È diviso in due parole, agri, che vuole rappresentare il mondo agricolo a 360 gradi, e veri, che è un avverbio inglese che significa molto, ma che a noi piace definirlo come molto, come grande, ma al tempo stesso veri, perché noi ci poniamo davanti al mercato italiano come dei veri agricoltori italiani. Quindi agricoltori italiani che portano i loro prodotti su una piattaforma. Esattamente. Quindi una piattaforma, facile accesso? Assolutamente sì, abbiamo il nostro sito internet www.agriveri.com dove potrete trovare tutto il nostro paniere di prodotti. Però so che sarà online ai primi di maggio. Esattamente, sì. Lo stiamo tenendo a battesimo qua, insomma. Manca poco, lo stiamo tenendo proprio a battesimo, è un orgoglio per noi. Assolutamente. Perché le novità sono importanti di comunicare, sì, la passione, sì, ma la parola che c'è nella sigla si chiama futuro. E questo è futuro per le imprese agricole, perché dai piccoli produttori li portiamo dappertutto, perché non è facile produrre una bellissima conserva come lì, eccetera, ma poi devo venderla, scusami se sono volgare, devo proporla alle famiglie che vogliono metterla a casa. Adesso il Covid ci ha fatto riscoprire le cene a casa e quindi anche con gli amici e quindi anche, perché no, ordinare questi prodotti e fare un piatto a casa. Assolutamente sì, il progetto di Agriveri si vuole porre come un progetto di rinascita da questo periodo di grande depressione. Abbiamo voluto dare voce a chi purtroppo non si può fermare anche durante il Covid. Di conseguenza Agriveri viene vista come una vera e propria piattaforma di e-commerce in cui potrete trovare tantissimi prodotti, dai bio a quelli per le persone con intolleranze. Siamo davvero improntati su quelle che sono tutte le varie richieste del mercato. Ecco perché, vedi Ilda, settimana scorsa è stata la giornata della terra, che è stata la giornata mondiale della terra. Noi questo mercoledì qui abbiamo l'orgoglio di avere ospite la terra con i suoi fiori, con i suoi prodotti. Però Agriveri è
ci sono tante aziende in agrivoli, ci saranno tante aziende, tante piccole, micro, grandi? Assolutamente sì, noi abbiamo un paniere di fornitori che non fa parte solo ed esclusivamente della Lombardia, ma di tutta l'Italia. Quello che vogliamo fare noi è far riscoprire al consumatore finale i gusti, i sapori della tradizione attraverso tutti questi prodotti che potete osservare e ammirare qui sul tavolo. E toccare. Ho toccato con mano, ho preso una confezione a caso, un'impresa a caso. Ma io avrei una domanda, sì. Una volta online questo sito, quali zone andrete a servire? Inizialmente siamo improntati sul distretto lombardo, andremo a servire le province di Brescia, Cremona e alcuni comuni della Bassa Bergamasca, per poi dopo 3 mesi andare ad espanderci in tutta la Lombardia, si spera. Ottimo progetto. Quindi le basi sono qui del territorio lombardo, ma poi lo sguardo si amplierà quando abbiamo messo bene le fondamenta. Esattamente. Partiremo anche su altri territori e aggregheremo anche altre aziende di altre regioni. Assolutamente sì, per gli agricoltori che ci stanno ascoltando siamo aperti a qualsiasi tipo di collaborazione, quindi diciamo che... Quindi anche se uno mi fa dalla Puglia le famose qualcosa, le cime di rapa famosissime, là un sugo pronto che viene dalla Calabria con l'anduia, l'olio, il profumo dei peperoncini fatti in particolare modo, ce l'avrò. Siamo assolutamente pronti a tutto e non ci poniamo alcun tipo di limite. Bella questa cosa qui, perché dà l'opportunità al piccolo produttore, esatto, di aggregarsi e di incrementare il vostro pacchetto. Si vede che il conduttore cade sempre la mano su qualcosa che è alcolico. Qui abbiamo una cantina che conosco qui del territorio, vedi, ti spiego. Una bella bottiglietta, diciamo. Questa è la Perla del Garda, eccola qua, che salutiamo. La Perla del Garda la conosco, ci ho fatto un evento veramente spaziale, un'azienda vitivinicola eccezionale con prodotti veramente profumati, soprattutto Lugana DOP ha un profumo incredibile ed è, eccolo qua, sì, la regia dice Maurizio, non l'hai ancora bevuto, stai fermo, grazie regia, e però ringraziamo sicuramente la cantina che è associata a voi, mi dicevi. Assolutamente sì, fa parte del nostro paniere di fornitori. Scusa se sono caduto sul vino, ma ormai qui è questa cosa. Io faccio solo 40 giorni all'anno senza toccare alcol e adesso non è quaresima e quindi la mia mano subito è andata lì. Però Ilda, abbiamo un'altra domanda per la nostra ospite. Sì, volevamo capire cosa differenzia la vostra piattaforma rispetto a tutte le altre e-commerce. Certo. Allora, la peculiarità della nostra piattaforma è che possiamo contare su 5 valori che i nostri agricoltori assolutamente condividono e devono rispettare, proprio un criterio di selezione che noi utilizziamo per scegliere gli agricoltori che faranno parte di Agriveri. Questi noi li definiamo valori, abbiamo il valore dell'ambiente, il valore del lavoro tradizionale, quindi il lavoro del territorio, il rispetto della vocazione produttiva, il rispetto della trasparenza dell'origine del prodotto e molti altri. Quindi questi sono tutti degli aspetti per noi importantissimi che ci aiutano assolutamente nella selezione dei nostri agricoltori. Beh, devo dire che la parola non è sbagliata, la parola valori, perché dalla terra vengono i valori, perché vedi, io occupandomi anche di finanze, di educazione finanziaria, faccio spesso l'esempio del contadino che se ara, toglie i sassi, semina, aspetta che forse possa piovere al momento giusto e poi forse raccoglierà. Ma se non semini, se non c'è la cura delle piante, non cresce niente, neanche in finanza. Così pure in agricoltura. Se no, sulla nostra tavola, come diavolo ci arrivano sulla piattaforma di Agriveri se non c'è quei valori che tu hai espresso assolutamente adesso? Assolutamente sì. Sono di importantissima... Sono molto importanti per noi. Soprattutto ci teniamo anche al benessere animale, che l'animale viene definito come una nostra materia prima, perché crediamo fermamente che le mucche più felici fanno latte più buono, quindi giustamente... Non è detto una cosa a caso, anche perché adesso, vedi, parecchi casi di investimento prendono queste tre paroline, ESG, quindi Environment, quindi Governance e Social, quindi
sostenibility, scusami, mi sono sbagliato. Quindi se non è sostenibile e se non è in queste tre sigle, non ci metto i soldi nell'impresa. Molte azioni, molte aziende sono quotate e devono avere il marchio ESG. Assolutamente. Quindi sì. I tuoi valori si rispecchiano anche nei valori dell'economia, e se c'è economia pulita, verde e buona, c'è anche progresso, c'è anche redditività per l'agricoltore, c'è anche guadagno per l'agricoltore. Certamente. No, a noi piace definire il nostro pensiero come un pensiero green e puntiamo molto su tutte quelle azioni produttive che mirano a ridurre al minimo quelle che sono i la CO2, il rilascio di CO2 nelle produzioni e nelle lavorazioni. Quindi, ricollegandomi al tuo discorso, sono assolutamente d'accordo. Anche perché proprio la Giornata Mondiale della Terra parlava proprio di questo, la riduzione. Dicono che in Europa entro il 2030 dovremmo essere liberi di diminuire pesantemente le emissioni. Quindi anche l'agricoltura, un'agricoltura se vuoi anche digitalizzata. Certo. Se vuoi anche tecnologicamente avanzata, con droni, quello che vuoi, con la semina computerizzata, con il GPS che individua, tutte queste tecnologie che sono al servizio dell'uomo, per poi però non dimenticare quello che vedo qua, la tradizione. Certamente. Anche perché quello che voglio mettere in bocca è la tradizione e i sapori del territorio. Assolutamente sì, e con Agriveri ci riuscirai sicuramente. Grazie. Un'altra domanda, è preparatissima. Molto preparata. Non me l'aspettavo, Molto bella, ma non me l'aspettavo che fosse così preparata. Non dovevo dirlo in diretta, non dovevo dirlo. Un'altra domandina. Sì, volevamo capire, le difficoltà iniziali di questo progetto ci sono state? Avete trovato qualche ostacolo? Beh, assolutamente sì, essendo un progetto di rinascita di giovani come me, giovani rivoluzionari, mettere insieme tutte le idee non è stato assolutamente semplice. Certo. E ancora di più cercare degli agricoltori che rispettassero i nostri parametri, che sono assolutamente molto rigidi e ci teniamo a comunicarli, perché alla fine sono quelli che fanno la differenza e vanno a sancire quello che è un prodotto di qualità rispetto a un prodotto che possiamo trovare tranquillamente sul certo. mercato. Quindi la differenza, dice, di trovarlo sullo scaffale, con tutto il rispetto certo. della grande distribuzione, eccetera, però questa differenza è che io da casa, dal mio telefonino, dal mio smartphone, dal mio tablet, visto che in questi ultimi 15 mesi siamo stati abituati a fare le call conference, a comprare online, eccetera, posso scegliere però qualità, posso scegliere tradizione, posso scegliere anche futuro, come l'ha citato più volte, sì. Giovani rivoluzionari, anche mettere dei paletti, perché ciò differenzia comunque l'azienda rispetto a tutte le altre. Bello, brava, e valorizza brava. I prodotti. Sì. Dopo però torno qui, diamo un piccolo messaggio, anche visto che stiamo parlando di agricoltura, diamo questa piccola chicca, o chi non la sa ancora, per le imprese agricole. Ismea, che è l'organismo che segue l'agricoltura, ha dato la possibilità, darà la possibilità per finanziamenti fino a 10 anni, garantiti fino al 70% da Ismea. La circolare dell'ABI, quindi dell'associazione bancaria, si augura che anche il Medio Credito Centrale possa seguire questo aspetto qui di finanza per l'impresa agricola, quindi portare la garanzia anche al 70% e finanziamenti fino a 10 anni, perché dobbiamo pensare che l'agricoltura ha rientri più lunghi dal punto di vista anche del rimborso delle quote capitali, perché ci vuole tempo per poter andare, come dicono quelli bravi, a break even e andare a redditività. Quindi il rimborso è giusto che sia a 10 anni. Una piccola chicca per ricordare che facciamo anche piccoli segnali di educazione finanziaria qui, giusto Ida? Infatti. Ma torniamo al pomodoro, vedo. Quante aziende ci sono associate, mi dicevi? Qualche nome? Attualmente sono 30, ma siamo assolutamente in fase di espansione e siamo aperte a nuove collaborazioni. 30 però vedo molto solide, come abbiamo detto prima. Qui, esatto. Chi c'è, Ida? Chi c'è? Dimmi un po'. Vediamo prodotti di Natura Nuova, azienda agricola Galizzi, Ledico. Sì. E Carioni. Ah, Carioni. Ah, non pensavo ci fosse Carioni. Non importa. Quindi c'è tutta questa associazione di imprese che ci sono all'interno agricole che danno forza al prodotto e al piatto. Farete anche qualche iniziativa così di marketing? Mi lancio così, qualche idea? Ma
Assolutamente. Qualche piccolo show cooking, qualche piccola opportunità di dare qualche piccolo video di come usare questi prodotti, perché magari uno dice, oh, non lo so. Per chi non è bravo in cucina come me, per dire. La Hilda... Avrei bisogno di qualche pillola. La Hilda potete invitarla a cena, ma non fatela cucinare. Ecco, esatto. Tutto qua. Assolutamente sì. Per quello che concerne tutti i prodotti, abbiamo sul nostro sito un blog dove potrete trovare tutte le ricette relative ai prodotti che poi andremo a vendere. Mentre per quanto riguarda delle iniziative, io le chiamo rivoluzionarie perché ancora ad oggi non si trovano, abbiamo creato dei percorsi di esperienza dove i nostri consumatori finali potranno toccare con mano a 360 gradi il mondo agricolo. Abbiamo creato un percorso di esperienza degustativo dove le persone potranno assaggiare direttamente i nostri prodotti in determinati agriturismi che abbiamo fornito, o addirittura creato una mappa capillare di percorsi che possono essere utilizzati sia in bici ma anche camminando per la riscoperta del territorio lombardo. Hai capito cosa sta dicendo con queste parole qui? La traduciamo un pochino, perché questo è un cerchio della vita in cui c'è la produzione dal campo, però c'ho anche il turismo, però c'ho l'agricoltura, però faccio riscoprire il territorio, perché se vado a mangiare in un'azienda agricola, vediamo qua, Natura Nuova, vado a scoprire da loro i prodotti da Natura Nuova, o bevo un calice di vino dalla Perla del Garda, però dopo devo dormire, ci sarà un agriturismo, ci sarà un bed and breakfast, ci sarà una cena con amici fuori, e quindi riscopro il territorio e do denaro nel territorio, riporto quello che è stato fermo fino adesso, il turismo enogastronomico che fa riscoprire il territorio e dà redditività al territorio, ripaga le strutture che sono state ferme da 15 mesi. Assolutamente. Quindi sì. Non è solo digitale. No, è un'esperienza anche diretta, è la chicca. È appunto che noi offriamo anche la possibilità di andare direttamente nelle aziende agricole che producono i nostri prodotti per fare una serie di attività didattiche a loro dedicate. Bellissimo anche per le famiglie, bellissimo anche per i bambini che magari le galline le hanno viste solo nude al supermercato, ma hanno le piume, bisogna dirglielo ai bambini che ci sono le galline che hanno le piume. Questa è una cosa per essere un po' simpatico, ma è così, dobbiamo far riscoprire che la mucca, il latte viene dalla mucca e che questi prodotti questa bottiglietta qui è fantastica, guarda qua, Bicola di Levico, guarda, Levico è una di queste aziende qui, è un prodotto incredibile, la bottiglietta è affascinante anche perché qui c'è il design, oltre al contenuto c'è accattivante, sto dicendo sbagliato? Assolutamente no, il packaging è anche un requisito fondamentale, abbiamo molta cura del dettaglio e riguardo al packaging assolutamente non potevamo non scegliere aziende che... Ora farò una domanda, ora gli faccio una domanda che non sa rispondere, così la metto in difficoltà. Ma non penso che... No, adesso la metto in difficoltà, così... Ma no. Sì. Saranno importanti i social per Agrivery? Assolutamente sì, e me ne occupo io tra l'altro. Ma guarda che, qual è il social che userei di più per comunicare? Il social è assolutamente Instagram, che ormai ha monopolizzato il mercato. La nostra piattaforma prende il nome di @agri.veri e lì potete trovare settimanalmente tutti gli agricoltori che faranno parte del nostro paniere, quindi è anche lì una riscoperta, mettiamo curiosità. Qualche intervista all'agricoltore magari? Esattamente. Qualche piccolo video con l'intervista all'agricoltore per metterlo lui protagonista? Certamente, perché sono i protagonisti indiscussi. Quindi sulla piattaforma social più conosciuta che è Instagram, dove ci sei anche tu, vero? Assolutamente, siamo anche noi. Davvero? Sì. Tu sì. Cosa c'hai come su Instagram? Citiamo i nostri social. Sì, citiamo i nostri social, okay. Già approfittiamo. Vi invitiamo a seguirci alla pagina Facebook Restart, oltre la crisi, il plus italiano. Su Instagram potete contattare direttamente Maurizio Polli, il nostro consulente ed educatore finanziario. E su LinkedIn alla pagina Your Solution SRL. Lasciamo anche il nostro sito internet www.your-solution.it. Perché vedi, bisogna salire sulle spalle dei giganti. Quando c'è una così brava sui social, che diventerà un agri-influencer, la chiamo così adesso, diventerà un agri-influencer, nel senso positivo del termine,
e quindi farli scoprire questi valori e portarli qua con gente giovane, dinamica, che ha voglia di fare, che si mette in gioco, che sta studiando ancora. Queste sono tutte cose che sono proprio la puntata di Restart, perché qui c'è passione, futuro, digitalizzazione, innovazione di prodotto e tradizione. Quindi ho detto tutto, penso di aver detto quasi tutto. Un qualche riferimento, se possiamo chiederglielo? Un'altra domanda, c'è ancora qualcosa? Dove, dove possono gli eventuali fornitori contattarvi? Allora, potete contattarci sulla mail info@agrivery.com o al numero di telefono 340-7897-007. Ottimo! 007, adesso però sollecito un po' la regia che stasera è in movimento più del solito. Qualche fotografia che viene da Instagram, così cominciamo a vedere cosa c'è nella scatola, nel contenitore di Agrivery già online, e che già su Instagram potete già andare a curiosare. L'attesa è tanta, ecco qua un agricoltore, eccolo là. Cominciamo a far vedere, ecco qua i prodotti, vuoi commentare tu? Questo è un frammento del sito, sono le nostre macro categorie di prodotto, e tra cui potete trovare riso, farina, salse, sughi, legumi, cereali e molto altro. Vedo che però hai citato, guarda che belle queste fotografie. Queste sono le fotografie che troverete sui nostri canali social, in particolar modo su Instagram, che poi è collegato a Facebook. Questo è il nostro Instagram. Bello, bello, sono bellissime le fotografie. Grazie. Il buon fare agricolo direttamente a casa tua. Sì, è il nostro motto. Bello, diciamo, il vostro claim è bellissimo. Questa è sempre l'home page, abbiamo selezionato varie foto che richiamassero quello che è lo stile e l'anima di Agrivery. Per dare anche così visivamente, quasi che il sugo lì lo vedo, sento profumo quasi, dalla fotografia. È quello che volevamo, l'obiettivo che volevamo avere. Questo è il logo invece. Bello. Abbiamo due versioni, questo e quello in Utah. E quindi siamo arrivati una cavalcata velocissima. Gli agricoltori, quelli veri. Quelli veri. La puntata si volge al termine, abbiamo quasi chiuso, qualche manciata di secondi, per ricordarvi che Agrivery sarà operativo dai primi di maggio, sia per i clienti sia per gli agricoltori che vogliono inserirsi in questa vetrina digitale. Assolutamente. Giusto? Come li chiami tu? Rivoluzione? Rivoluzione, Agri-rivoluzione. Agri-rivoluzione. Ilda, vuoi salutare tu? E salutare? Vi ringraziamo per essere stati qui con noi e vi diamo appuntamento per mercoledì prossimo alle ore 18:30. Una buona serata. We'll be right back.